In questo video vi mostro come realizzare un chiaroscuro sfumato. Disegneremo una mela. Per disegnare la mela è abbastanza semplice, tracciamo una linea dritta, un cerchio, qua abbiamo una rientranza, una curva, ed ecco qui. Ora delineeremo la mela . Possiamo fare anche una foglia . Questa è la foglia della mela un po' più grande . Ok, però concentriamoci di più sulla nostra mela. La base della mela, ecco qui, che non è proprio piatta. Ora dobbiamo arrotondare questa mela. Facciamo che la luce proviene da questo lato, è molto importante capire da dove proviene la luce. A proposito, vi ricordo anche che ho realizzato anche un video su come creare il chiaroscuro a tratteggio, lo trovate sia alla fine di questo video, ma lo trovate anche nella descrizione. Ok, ritorniamo al nostro tutorial e mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Iniziamo a sfumare. Ragazzi, sfumare è abbastanza semplice perché alla fine dovete ripassare più volte dalla parte, in questo caso facciamo, abbiamo detto la luce riflette qua, però comunque essendo questo un soggetto con una forma sferica, dobbiamo crearne un po' su entrambi i lati, anche se poi un lato deve essere più scuro di un altro. Allora, qui, visto che c'è un'incavatura, deve essere più scuro, quindi scuriamo man mano, poi sfumiamo leggermente con la mano. Partiamo, scuriamo, leggermente sfumiamo e alleggeriamo la mano. Io sto usando comunque una 3B e per chi vuole la stessa matita, io utilizzo le lire, sotto al video trovate il link. Ok, sfumiamo, sfumiamo ancora. Vi ricordo anche che sotto al video trovate il link del nostro blog e trovate proprio il link di una lezione dedicata al chiaroscuro. È molto importante saper realizzare il chiaroscuro sui disegni perché è quello che rende il disegno più bello, ma soprattutto anche più realistico. Ripassiamo di nuovo da dentro, man mano alleggeriamo la mano. Il chiaroscuro sfumato alla fine è abbastanza semplice, quello più complesso è quello a tratteggio, che comunque io ritengo anche quello più espressivo e lo dico anche durante il video. Mi raccomando, dateci un'occhiata a quel video e date anche un'occhiata alla nostra lezione sul blog del tratteggio. Inoltre io ho scritto un ebook a riguardo che mostra vari esempi di chiaroscuro, ci sono una serie di studi e vi consiglio di leggerlo. Poi sul blog trovate tutte le informazioni. Per avere un buon chiaroscuro il foglio è molto importante. In questo caso ho utilizzato un semplice foglio A4, ma andrebbe utilizzato un foglio liscio. In questo modo si hanno degli effetti molto più belli e anche questa lumeggiatura che troviamo al centro
avrebbe un altro effetto, vi garantisco che sarebbe diversa. Però c'è tempo e vi mostrerò anche un chiaroscuro su un cartoncino liscio. Per questo video non l'ho voluto sprecare, anche perché è un video dove vi mostro il chiaroscuro, però è uno spunto per realizzare un altro video. Ok, su per giù ho passato un po' di grafite dappertutto e adesso sfumiamo un poco meglio. Potete sfumare, vedete, io utilizzo un tratto circolare. Bisogna comunque dare una gradazione, ad esempio, dovete essere voi ad applicare la parte più scura, ad esempio, vi faccio degli esempi. Dovete essere voi ad applicare i giusti toni, mezzi toni sul disegno. Ad esempio, vedete, questo è scuro, scuro, scuro. Questo è un po' più scuro e questo è più chiaro. Diciamo che la mela è fatta di queste gradazioni. Poi dipende dalla vostra sensibilità e man mano che vi allenate e fate pratica, riuscirete a padroneggiare le giuste gradazioni, ad applicarle nel modo giusto. Per esempio, scurisco un po' di più, visto che c'è una rientranza. Facciamo così. Ragazzi, se volete potete seguirmi anche su Instagram, su astagubaldo.info. Sul mio account di Instagram troverete altri disegni. Un saluto ad Antonio Artes, che è tra i primi a commentare sotto al video ed è davvero molto gentile. Possiamo velocizzare il procedimento anche attraverso uno strumento che chi mi segue da un po' conosce già, lo sfumino. Questo strumento io lo amo, innanzitutto perché crea delle sfumature molto morbide e poi ci fa risparmiare tanto tempo, ragazzi. Guardate che sfumatura. Sotto al video comunque trovate anche il link per chi lo vuole acquistare online, vi metto il link su Amazon. Guardate, proprio morbido. Io amo questo strumento. Parecchi sfumano anche con i polpastrelli del dito, però sinceramente non mi piace tanto. Esiste questo strumento appositamente che alla fine potete costruirvi anche in casa perché è un cartoncino avvolto che dovete avvolgere più volte, però non costa tanto. Poi, quando poi realizzato, diciamo, realizzato in fabbrica è diverso. Ok, analizziamo un po' pure, però un po' qua deve essere più chiaro, non l'ho fatto. Passiamo un po' di sfumino. Possiamo realizzare un poco di ombra, la luce diciamo che viene di qua, quindi dovrebbe trovarsi dietro un'ombra più scura. L'ombra riportata, questa è, e deve essere scurissima, che deve permettere di distaccare la mela dal piano e farla emergere. Con una grafite 6B, anche questa mi velocizza un po' il lavoro. Ok, prendiamo un altro po' lo sfumino.
curiamo un altro po' l'ombra. Per chi è interessato a questo strumento della gomma elettrica, sotto al video trovate il link. Ed ecco completata la nostra mela. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e andate a visitare il nostro blog. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!